Via al piano di pulizia esterna dei cimiteri. Tavolo tecnico al comune per programmare anche gli interventi all'interno dei campisanti. Nel piano saranno coinvolti alcuni fra i cittadini percettori di reddito di cittadinanza. Riunione operativa ieri a Palazzo San Giorgio sulla manutenzione dei 23 cimiteri cittadini. Al vaglio del tavolo tecnico composto dal sindaco Giuseppe Falcomatà, dall'assessore Rocco Albanese, dal direttore generale Demetrio Barreca e dai dirigenti ai lavori pubblici e ambiente Demetrio Beatino e Domenico Richici la possibilità di affidare ad una cooperativa di tipo B la pulizia e il decoro all'interno dei campisanti. Per quanto riguarda l'igiene esterna, invece, il settore ambiente ha già calendarizzato una serie di interventi. In più turni, in questa prima settimana, l'azione di bonifica interesserà Reggio Campi, il cimitero San Batello, il Vialone Arghillà, Sant'Antonio Arangea, il cimitero Gallina, Eremo Condera e il cimitero Gallico con il cimitero Villa San Giuseppe, Via dei Monti, Arghillà e Via Undicesimo per poi proseguire lungo tutto il perimetro delle 23 strutture comunali destinate all'inumazione dei defunti. A breve, poi, anche alcuni fra i cittadini percettori del reddito di cittadinanza ed inseriti nei progetti di utilità alla collettività PUC verranno coinvolti nel programma di riordino dei cimiteri, così da garantire un lavoro sistematico e ordinario. Abbiamo fatto una riunione alla presenza del sindaco e dei dirigenti per quanto riguarda i cimiteri. I 23 cimiteri che abbiamo sul nostro territorio. Purtroppo abbiamo avuto delle difficoltà e però oggi abbiamo trovato una soluzione per dare decoro a tutti e 23 cimiteri prima della cerimonia che ci sarà il 2 novembre. Quindi ci scusiamo per il passato. Però oggi abbiamo buttato le basi per dare una soluzione definitiva su tutti e 23 i cimiteri.